Pomodori datterini gialli e rossi, 210 grammi. 50 grammi di burro. Olio extra. Pecorino romano e parmigiano reggiano. Uno spicchio d'aglio e un po' di peperoncino rosso. Ho schiacciato l'aglio e metto mezzo peperoncino rosso, 50 grammi di burro a temperatura ambiente, un po' di olio extra. Accendiamo a fuoco lento e facciamo sciogliere il burro. Il burro si è sciolto. Aggiungiamo i pomodorini. Accendiamo di nuovo la fiamma a fuoco lento. Aggiungiamo un po' di sale doppio. Copriamo con un coperchio e facciamo ammorbidire i pomodorini. Ho tolto gli spicchi d'aglio e adesso spengo. Verso la pasta nell'acqua che bolle, a cui già ho aggiunto il sale. Per due persone ho messo 60 grammi di pasta. Per due persone ho messo 120 grammi di pasta, per una media di 60 grammi a testa. Ovviamente, se voi mangiate più pasta, ne potete versare quanto ne volete. La pasta è cotta e versiamo gli spaghetti all'interno. Accendiamo a fuoco basso. Aggiungiamo i due tipi di formaggio. Facciamo saltare in padella per 2 minuti. Ecco, abbiamo impiattato. Se volete, potete aggiungere anche un po' di basilico. Ciao!